Oggi parliamo di un vessillo importante che una ragazza che oggi fa parte della Stardom portava ai tempi della Tokyo Joshi e andiamo a scoprire il motivo per cui si portava proprio quella bandiera. Benvenuti quindi a un nuovo episodio di Un Lariatto al Giorno, ogni mattina alle 8, dal lunedì al venerdì, 3-5 minuti per parlare di puro reso. Ce li prendiamo qui con Un Lariatto al Giorno. Oggi parliamo di Mirai, Mirai conosciuta anche come Mirai Mayumi quando era in Tokyo Joshi Pro Wrestling. Ebbene, diciamo che oggi vi raccontiamo il motivo per cui portava sempre una bandiera quando entrava in Tokyo Joshi. Bene, il terremoto del Tohoku del 2011 distrusse la maggior parte della città di Mirai, dove era nata e cresciuta, e furono gli soli eventi di beneficenza di quel periodo, volti proprio a raccogliere fondi per quelle zone, a voler far iniziare a Mirai il percorso come lottatrice. Ovviamente sul web ci sono anche alcune foto di lei insieme a Hiroshi Tanahashi, Kushida per esempio, personaggi che si sono dati molto da fare appunto con questi show mirati a raccogliere fondi. Bene, in Tokyo Joshi Mirai era solita portare sul ring una bandiera. Quale bandiera? Una bandiera che faceva riferimento specifico a suo padre e al suo peschereccio perso durante questa onda anomala, questo tsunami. Ed è stata una delle 900 barche distrutte sulle 960 barche della cittadina, e per una cittadina di mare, insomma, capite bene anche voi che sono numeri molto molto preoccupanti. Però lei ha voluto tributare sempre a suo padre, al suo peschereccio. Tutto il periodo della Tokyo Joshi è stato un tributo, e quindi brava Mirai che non ha dimenticato né da dove viene né dove dovrà andare, né qual è il suo obiettivo futuro. Grazie di cuore per aver seguito questo Lariatto. Io vi ringrazio di cuore, sono Stefano, una delle voci di Lariatto, e ogni giorno, ogni mattina alle 8, dal lunedì al venerdì vi porto Un Lariatto al Giorno. Oggi abbiamo parlato di Mirai, chissà domani di chi parleremo. Alla prossima!